In questo numero di Bizzone, dedicato sempre al campionato di Serie B, ovviamente parleremo dei posticipi del torneo. Il Pescara domenica impegnato a Catania alle ore 18, il Lanciano invece scenderà in campo lunedì ospitando il Bari. Nostro ospite il collega Piero Anchino, caporedattore del Centro. Buonasera Piero. Buonasera a voi. Allora, in questa redazione del Centro si è vissuto pagine molto belle del calcio pescarese. Il Centro aprì i battenti il 3 luglio del 1986, quindi 28 anni dove i lettori hanno conosciuto ovviamente i momenti molto belli, anche i momenti meno felici del calcio pescarese. Piero Anchino è stato tra i primi, da collaboratore inizialmente, poi a seguire anche le vicende del Pescara. Sono passati 28 anni e in questa sala dedicata proprio a Zatterin, che fu il primo direttore della testata del Centro, avete mosso così i primi passi. Ecco, Piero, ricordi quel primo giorno quando il Centro uscì nella città di Pescara e portò anche fortuna, perché ci fu la cavalcata di Galeone con la prima promozione in Serie A? Sì, sì, ricordo bene quei giorni, quel periodo, e a me piace sottolineare spesso come il giornale sia nato con il Pescara vincente di Galeone, perché il giornale era ai primi mesi di vita, e il Pescara di Galeone compì quella cavalcata eccezionale. Insomma, avete portato fortuna, sì, al Pescara. Diciamo che il Pescara portò fortuna al giornale, e il giornale in qualche modo portò fortuna al Pescara, per cui è stato un avvio entusiasmante, bello, emozionante, da ricordare. A distanza, ecco, in questi di tanti 28 anni, qual è il ricordo diciamo che ti fa più piacere evidenziare? Ma per il calcio, sì, ovviamente. Sotto l'aspetto sportivo, per il calcio chiaramente le vittorie sono i momenti più belli da ricordare, che restano poi negli annali. E a Pescara di vittorie ce ne sono state tante, anche perché comunque i campionati vinti con Galeone, poi c'è stato il campionato vinto con Zeman, anche comunque il torneo di Serie C, che è stato dominato dal Pescara in due occasioni, prima con Iaconi e poi anche con Cucureddu. Di Francesco. Sì, inizialmente con Cucureddu e poi con Di Francesco, quindi comunque diciamo che di vittorie ce ne sono state tante, poi anche festeggiamenti, quindi sono momenti belli che abbiamo raccontato, che abbiamo vissuto insieme con i tifosi, con la città, con la gente, quindi diciamo che in questi 28 anni non ci siamo fatti mancare niente, ecco, sotto l'aspetto sportivo. Ricordo, perché molte trasferte sono state fatte insieme, quando ti occupavi di sport, sì, eri in una relazione sportiva da inviato. Abbiamo seguito il Pescara insieme per tanti anni, e diciamo che era un altro ambiente anche, sì, un altro Pescara, chiaramente un altro ambiente, era un'altra società, non intesa solo come dirigenti, ma una società nella quale si viveva, per cui secondo me è un'epoca un po' irripetibile sotto tanti aspetti, non solo sotto l'aspetto del risultato, perché poi comunque un campionato si può vincere anche adesso, ma proprio quella simbiosi che si creava tra l'ambiente sportivo, tifosi, stampa, dirigenti, ecco, in cosa calciatori. È cambiata la Pescara sportiva rispetto a 28 anni fa? Sai Enrico, è cambiato un po' tutto il mondo attorno a noi, per cui chiaramente è cambiato anche l'ambiente sportivo. Prima, secondo me, l'aspetto umano aveva un'importanza maggiore, diversa sicuramente, ma anche, mi posso sbilanciare e dire maggiore, nel senso i rapporti umani tra i vari protagonisti erano di natura diversa, di uno spessore diverso rispetto ad adesso, nel senso adesso magari viene privilegiato più l'aspetto professionale, cioè una volta, dico per dire, era impensabile dover chiamare l'addetto stampa per fare l'intervista ad un calciatore, decidevi di farla l'intervista, la facevi, battezzavi il giocatore da intervistare quel giorno, lo chiamavi senza star lì ad avvisare l'addetto stampa. Questo però è tutto il sistema calcio. Caro, no, dico appunto, è cambiato tutto, per cui mi rendo conto che sia giusto anche che cambiare le regole nel forse nel manca mondo ora oggi un po' di fantasia, sì, perché manca le conferenze stampa tutti portano le stesse dichiarazioni. Chiaramente adesso le società devono stare attente anche a non spendere più di tanto, quindi budget controllati,
Pescara in Serie A, voglio dire, si è permesso il lusso di avere grandi campioni come Leo Junior, come Dunga, come brasiliani, Edmar, Tita in modo particolare, Sliskovic, ma anche gente di spessore italiana, per cui dico adesso chiaramente vai in Serie A e come abbiamo visto nell'ultima Serie A purtroppo devi fare i conti con quello che passa al convento, quindi un budget limitato e se vai in Serie A adesso salvarsi è un miracolo. Ecco, tu Piero hai conosciuto le varie fasi dirigenziali, quindi quell'anno c'erano Marinelli, Filippo De Cecco, Panfilo De Leonardis e Attilio Traborrelli, poi cedettero la società al commendator Cibilia, i 18 anni con il gruppo Gissi, quindi Cibilia Oliveri, poi ci sono stati gli anni del fallimento con i vari Paterna, Pincione, Soglia e poi questo nuovo gruppo dirigenziale, prima con De Cecco, la Caldore del Mondo e Sebastiani e ultimamente Sebastiani e Annascoli che sono un po' i principali dirigenti. Ecco, tutte società un po' diverse. Sì, sì, di natura diversa l'una dall'altra. Chiaramente il periodo più lungo, quello di Cibilia, è quello che ha caratterizzato un po' la vita calcistica della città. Tu personalmente che rapporti avevi col commendatore? Ma buoni, io personalmente devo dire buoni. Poi il commendatore chiaramente era fatto a modo suo, nel senso che leggeva qualcosa che non gli lui andava. Lui diceva che non leggeva. Lui diceva che non leggeva il giornale, poi magari ti incontravi con lui e ti ripeteva che non leggeva il giornale, alla prima occasione però metteva la mano in tasca, aveva il ritaglio del giornale nel quale magari c'era scritto qualcosa che non gli andava a genio. Un grande personaggio come i presidenti di una volta, che io posso paragonare a un Anconetani, a un Rozzi, i classici padri padroni, chiamiamoli così, delle società, legatissimi al giocattolino, di quei presidenti che soffrivano in caso di sconfitta. Non dimentichiamo anche la gestione del presidente Franco Fedeli. Sì, esatto, esatto. Con Galeone. E mi rifaccio al discorso dell'aspetto umano, perché poi chiaramente con alcuni presidenti, con alcuni dirigenti, si instaurava anche un rapporto umano che andava al di là dell'aspetto puramente professionale, quindi del rapporto, diciamo così, inevitabile legato alle questioni calcistiche, quindi Franco Fedele in particolare, ma ci tengo a ricordare anche Antonio Oliveri, con il quale il rapporto per tanti tanti anni è stato eccezionale, un dirigente secondo me di notevole spessore e che potrebbe far bene ancora al calcio pescarese nell'eventualità dovesse decidere di ecco, è stato nostro ospite proprio lunedì scorso, sì, nel corso di replay, e ha lasciato intendere che non è chiusa quella porta della società. Secondo me lui in un angolino del suo cuore conserva il desiderio di rimettersi in gioco, di tornare a fare calcio in città, perché Antonio Oliveri è stato innamorato del Pescara per tantissimo tempo e quando si è innamorato per tanto tempo di un fenomeno, di un giocattolo, anche di una persona, chiaramente non riesci poi a dimenticarla. Quindi chiaramente, secondo te Piero, perché la piazza o una parte della piazza non ha capito chi era Cibilia, non ha capito soprattutto chi era Oliveri? Ah, sai, poi nel calcio si creano dei fenomeni strani, Enrico, contestano presidenti che hanno fatto benissimo per tanti anni in società anche più grandi, quindi ci stava che fisiologicamente dopo 15, 16, 17 anni contestassero anche il presidente Cibilia, di conseguenza. Beh, Antonio, il presidente Cibilia è stato sempre contestato. Sì, però diciamo che nella parte finale della sua gestione la contestazione era diventata pesante, direi quasi insopportabile, salvo poi molti, anche di quelli che lo contestavano, ricredersi alla luce di tutte le varie certo, fasi che si sono avute qui nella vita calcistica della città, tra fallimenti, presidenti improbabili che arrivavano dagli Stati Uniti o dalla Svizzera, e quindi il Pescara veramente ha vissuto fasi brutte, pericolose, antipatiche, che forse una piazza come questa non meritava. Per cui diciamo che la figura dell'accoppiata Cibilia-Oliveri è stata rivalutata alla grande da quanto accaduto poi dopo la loro uscita dalla società. Per fortuna poi comunque è arrivata questa società che comunque garantisce solidità tra alti e bassi, chiaramente poi tutto è criticabile e tutto è migliorabile, però insomma la società di oggi se non altro garantisce ecco, solidità. Ecco, cosa ti piace e cosa non ti piace del gruppo dirigenziale attuale? Ma vorrei fare il professore, star qui a dire cosa vanno bene e cosa non,
cosa non riescono invece a far bene. Diciamo che è una società molto presente, che sta dirigenti pescaresi che quindi stanno sul territorio quotidianamente, seguono le varie fasi della vita societaria giorno dopo giorno, quindi e questa è una garanzia, diciamo così, anche per il futuro, perché comunque con dirigenti pescaresi che lavorano in città e che hanno quindi l'interesse a far bene nella propria città, secondo me la società può solo guadagnarci. Poi cosa non mi piace? Certo, e poi i risultati che si sono avuti, risultati chiaramente negli ultimi tempi, una volta ottenuta la promozione in Serie A si pensava, si sperava soprattutto di poter vivere magari un periodo un po' più, come sereno. Dire, sereno e ricco di soddisfazioni. Invece abbiamo vissuto una Serie A a dir poco umiliante. Sì, esatto, non mi piace magari usare un termine così forte come umiliante, ma una Serie A gestita, diciamo, con poca accortezza. Umiliante come risultato. Sì, sì, come risultati, chiaramente, esatto, e a volte veramente ci si sentiva umiliati ad assistere alle partite del Pescara che dopo mezz'ora non avevano più senso, per cui una squadra fragile, costruita male e corretta peggio durante la stagione con il mercato di gennaio, nel corso del quale sono arrivati giocatori a dir poco improbabili. Ecco, in questi 28 anni a parte i dirigenti facciamo così un bilancio, perché con te possiamo parlare un po' di una fetta abbastanza ampia della storia del calcio pescherino, i direttori sportivi, quindi i vari Manni, i vari Galigani, i vari Andrea Iaconi, sono stati un po' diciamo la storia con le rispettive società, fino ad arrivare poi c'era anche Pierpaolo Marino, sicuramente ne dimentico qualcuno, per arrivare poi ai tempi nostri, gli ultimi dell'Icarri e poi Repetto Pavone. Sì. Chi ha dato di più tra questi citati? Beh, sai, quelli che hanno avuto la possibilità di lavorare per più anni chiaramente hanno potuto offrire un contributo maggiore e quindi dico, adesso con gli ultimi magari i rapporti sono piuttosto deboli, nel senso che non seguendo quotidianamente le vicende del Pescara, certo. Magari sì, Giorgio Repetto lo conosco da tantissimo tempo, persona simpaticissima, amabile, quindi non devo certo io adesso stare qui a fare il ritratto di Giorgio. Diciamo che i direttori sportivi... Ecco, per esempio, tra Pierpaolo Marino e Andrea Iaconi. Ma due personaggi, secondo me, di spessore nel loro campo, perché comunque per Paolo Marino chiaramente parla per lui la carriera e non c'è bisogno di sottolineare ancora tutto quello che ha fatto e che sta continuando a fare, perché resiste in una buona società di Serie A come l'Atalanta, per cui è sicuramente una nota di merito per lui, significa che sta lavorando bene anche adesso. A Pescara ha lavorato bene, sempre al fianco del presidente Scibiglia, così come ha lavorato bene, tanto bene, anche Andrea Iaconi per un periodo, perché ha risanato le casse della società, mettendo a segno una serie di operazioni importanti, e poi si creava questo doppio asse Scibiglia, Marino e Oliveri e Iaconi, per cui ci siamo divertiti anche nel seguire le vicende societarie e nel raccontare tutto quello che accadeva, anche se vogliamo dietro le quinte, perché poi magari tifosi che vanno allo stadio, quelli che seguono a casa, non riescono sempre a cogliere, diciamo, tutti gli aspetti della vita di una società. Noi che avevamo la possibilità e la fortuna di seguire quotidianamente invece le vicende anche societarie, abbiamo avuto modo di conoscere un mondo davvero divertente. Senti, però invece quando si parla di allenatori c'è sempre il solito nome che balza, quello di Giovanni Galeone, la sua lunga storia nel calcio pescarese, però ne sono passati tanti altri, sì. Da Carletto Mazzone a Delio Rossi a Marco Giampaolo, Reia, che oggi sono sulle panchine della Serie A, Gasperini e Camplone in B sono ricordati come giocatori. Ecco, quali allenatori? Ma chiaramente l'allenatore con il quale ho lavorato per un periodo di tempo lungo, stando a stretto contatto con lui per tanti anni, è chiaramente Galeone, per cui
con Giovanni Galeone è stato davvero divertente lavorare, perché è un personaggio mai scontato. Era utile anche per la stampa. Giornalisticamente era un allenatore, ed è un allenatore, diciamo, utilissimo, perché appena decide di aprir bocca e di commentare le vicende calcistiche, Galeone ti riempie il giornale, ti dà titoli interessanti che puoi sparare a sei colonne, mai scontato, e soprattutto dice quello che pensa, contrariamente a tanti altri personaggi del mondo del calcio che magari si nascondono dietro frasi fatte, dichiarazioni di circostanza per evitare poi polemiche o creare magari qualche disagio ai colleghi o a presidenti. Invece no, lui diceva quello che pensava già dal tempo in cui allenava il Pescara, mettendosi contro magari il proprio presidente o una parte dello spogliatoio, perché lui è così. Lui, se doveva fare l'analisi di una partita, diceva chiaramente: il portiere per me è stato un optional in questa partita. Il giocatore dal dettaglio oggi non è sceso in campo, pur avendo giocato, per dire, non l'ho visto per niente in campo, non ha sudato, e magari qualcuno ci restava male, ma Galeone era ed è così, bisognava prenderlo per quello che era, bisogna prenderlo tuttora, perché, ripeto, anche adesso quando decidiamo di intervistarlo, di farlo parlare sulle vicende del Pescara, ma non solo, è sempre interessante quello che dice. Ecco, lo strepitoso campionato vinto da Zeman poteva in qualche modo, non dico offuscare, ma creare qualche parallelo con Galeone. Poi, per come sono andate le cose, per come si è comportato il Boemo, forse si è rafforzata ancora di più l'immagine di Galeone tra i pescaresi. Sì, io penso che nessun allenatore, pur vincendo campionati strepitosi come quello che ha vinto Zeman, riuscirà a pescare, ad offuscare l'immagine di Galeone e del suo Pescara, perché quel Pescara, secondo me, resterà nella storia del calcio della città, per cui Galeone avrà e i suoi ragazzi avranno sempre un posto nella storia di questa società. Detto questo, Zeman aveva la possibilità di creare comunque un'altra fase, diciamo, importantissima nella storia calcistica. Non ci è riuscito, non solo per colpa sua, perché chiaramente poi quando le cose vanno male, diciamo che le responsabilità sono da dividere tra tutti i protagonisti. Lui ha avuto gran parte del merito in quella cavalcata eccezionale dell'anno della promozione, aveva anche una gran bella squadra con degli elementi di ottima qualità, tanto che poi adesso giocano all'estero in grossissimi club, in nazionale, quindi i vari Immobile, Berratti, Insigne, cioè tutta gente di grandi qualità che avrebbero fatto all'epoca e che comunque fanno adesso le fortune di qualsiasi squadra, di qualsiasi società. Zeman poi ha deciso di non restare, giustamente ha avuto l'offerta della Roma, pensava di poter, come dire, scrivere pagine importanti anche in società di alto livello, di altro spessore, gli è andata male. Diciamo che poi c'è stata la colpa della società di non aver saputo capitalizzare quel tesoretto, perché il Pescara che ha vinto il campionato in quel modo costituiva un tesoretto da gestire, secondo me, con maggiore abilità. Diciamo che forse un po' di inesperienza, un po' di presi dall'entusiasmo, si pensava forse che in Serie A sarebbe stato più semplice salvarsi, invece no, abbiamo preso come... Ecco, ti sei mai chiesto, tornando a Galeone, perché questo allenatore è entrato così, a parte i campionati vinti, nel cuore dei tifosi pescaresi, e perché lui ama Pescara? Beh, è entrato nel cuore dei pescaresi perché ha vinto innanzitutto in maniera incredibile. O perché si è subito identificato. Poi si è identificato nella città, nella piazza, si è sentito subito un pescarese. Cioè, lui, tanto che adesso ha 73 anni, se non sbaglio, compiuti a gennaio, Galeone torna quando può in città, ha conservato una serie di amici, una serie di interessi, per cui sente, diciamo che è la sua seconda città per tanti versi, per alcuni versi forse anche la prima, per cui è pescarese, diciamo così, a tutti gli effetti, e il pubblico, come dire, ha creato con lui proprio un rapporto indissolubile che nessuno riuscirà mai a rompere e a spezzare. Era poi anche il suo modo di fare, di vivere, di gestire le varie situazioni, questa sua un po' leggerezza a volte, che non era mancanza di serietà. È vero che divideva anche la stampa? Sì, lui divideva la stampa perché era un po' contro le regole, nel senso che decideva di parlare quando
voleva lui, no? Odiava le conferenze stampa, per cui magari lo beccavi a fine allenamento che stava andando via, e mentre saliva in macchina ti faceva quella dichiarazione importante che però magari riusciva a cogliere un solo collega presente lì, magari nell'atrio dell'antistadio, nello spiazzale dell'antistadio, e magari gli altri colleghi giustamente ci restavano male, e allora partivano le critiche, lamentele con la società. È un personaggio che spaccava chiaramente la piazza. Oh, invece tra i tanti giocatori, chi ricordi con un affetto personale e professionalmente anche? Bah, guarda, l'altro giorno è venuto qui a trovarci, qualche mese fa è venuto a trovarci Dico Leo Junior, che chiaramente è un personaggio incredibilmente positivo nel mondo del calcio, ed è stato un piacere rivederlo. Abbiamo fatto una chiacchierata con lui, anche ricordando un po' i tempi passati insieme, gli allenamenti con il figlioletto Rodrigo, che all'epoca era un poco più che bambino, che tirava calci al pallone in mezzo al campo. Quindi insomma abbiamo ricordato quegli anni con Leo, ma non è stato certo l'unico junior a caratterizzare quegli anni. Ricordo volentieri, anche se la parola ricordo dà la sensazione di magari di gente di una certa età, per esempio Max Allegri, con il quale magari ci si è visti anche quest'estate. Sì. Poi ci sono poco stati prima che andasse, tipo Carnevale, esatto, personaggi, poi ci sono stati personaggi belli come Carnevale, che comunque voglio dire, per Pescara è stato, mi ricordo, quell'anno, insomma, quegli anni con Andrea Carnevale, anni un po' burrascosi per una serie di vicende, perché poi Carnevale è un personaggio così, insomma, che i rapporti con gli allenatori sono stati sempre un po' burrascosi, e Pescara certo è stata anche la conferma, soprattutto con la gestione Oddi. E poi non dobbiamo mai dimenticare il capitano Vincenzo Zucchini, che ci ha lasciato, esatto. Però è sempre presente, Zucchini è sempre presente. Vincenzo Zucchini è una figura storica di questa società, di questa squadra. Eravamo poco più che ragazzini, andavamo allo stadio ad applaudirlo. Però poi l'hai conosciuto anche come allenatore. Poi l'abbiamo conosciuto come allenatore, come team manager, come uomo della società, persona eccezionale, non solo per l'aspetto puramente sportivo, perché chiaramente aveva tanta esperienza da poter insegnare mille cose ai più giovani, ma soprattutto sotto l'aspetto umano, perché è veramente una persona così a modo, una persona eccezionale, che aveva una parola buona sempre per tutti, che cercava di evitare polemiche, anzi dove si accendevano focolai di polemiche lui cercava sempre di spegnerli. Insomma, devo dire, una persona positiva. Ci ha lasciato, ma ci seguirà magari dall'altro. Ecco, qui al centro voi negli anni precedenti curavate quella rubrica filo diretto con i vostri lettori. Chi aderiva con più facilità? Cioè, era difficile per voi contattare questi personaggi? Ne sono venuti tantissimi. Sì. Parliamo dello sport, perché poi ovviamente in cronaca. Ripeto, era un'epoca diversa, per cui era più semplice anche, se vogliamo, organizzare. È anche vero che c'erano più personaggi. C'erano più personaggi, noi l'abbiamo fatto con, a parte Galeone, ma l'abbiamo fatto con Leo Junior, se non sbaglio anche in più di un'occasione, l'abbiamo fatto con Dunga, l'abbiamo fatto con Allegri, Massara, Gelsi, gente che ha fatto bene qui a Pescara. E l'ultimo anche Verratti è stato qui. È venuto Verratti, sì. Zeman, l'abbiamo fatto con Zeman l'anno della promozione, è venuto qui, è stato un paio d'orette con noi, ha risposto alle domande che i tifosi avevano fatto. Insomma, sono iniziative che funzionano magari, ecco, quando hai grossi personaggi e soprattutto quando le cose vanno bene. Riproporre un'iniziativa del genere in un momento in cui la squadra zoppica e la gente storce il muso, insomma, sai, non sarebbe un'ottima operazione di marketing. Ciò non toglie che si possa comunque anche fare da qui a breve con i personaggi che abbiamo oggi in città. Essendo ovviamente un quotidiano regionale, voi seguite tutte le realtà abruzzesi, e il ciclo calcistico ha visto anche delle meteore, se vogliamo, il Castel di Sangro di Iaconi, che ha approdato in Serie B, un Termo che ha sfiorato la promozione in una circostanza nell'anno di Zecchini, ora c'è il Lanciano che ha il suo terzo campionato di Serie B, una realtà vicina ma che ha buttato delle basi solide. Sì, cioè,
non è stata quella meteora tipo Castel di Sangro, un solo anno e via. Sai, Castel di Sangro ha fatto già tanto, secondo cioè, me. Certo, ma lì gran parte è un merito poi attribuito a Gabriele Gravina, no? B, se non sbaglio ne ha fatti due, il primo anno sì. Si è salvato, è sì. Così. Quindi c'ha una realtà come Castel di Sangro, di un paese che, se vogliamo, 5.000 anime, fare due anni la serie B con tante grosse piazze che stanno in C, chiaramente era già un miracolo, no? Non sarebbe stato giusto pretendere una permanenza a lungo in Serie B da parte di Castel di Sangro. Lanciano chiaramente poggia su basi molto più solide, se non altro perché comunque la piazza di Lanciano è una piazza forte, la società soprattutto è una società forte, ben gestita dalla famiglia Maio, e sono tre anni che non sbagliano un colpo a livello di allenatori, di scelte di mercato, di gestione del budget, scelte dei giocatori, insomma è un Lanciano che è una sorta di modello, diciamo così, nel calcio di oggi, di gestione. Una società, gestione familiare, perché anche Leone fa parte, fa parte della famiglia Maio. Esatto. Sono questi un po' i segreti. Con un'impronta manageriale ben precisa, è vero che è una gestione familiare, ma è una famiglia che funziona, nel senso che sanno quello che devono fare, azzeccano, almeno finora hanno azzeccato tutte o quasi tutte le mosse importanti, per cui c'è un tasso di managerialità e di professionalità molto alto nella famiglia Maio, questo gliene va riconosciuto. Ecco, in questi incontri di Bizzona si parla molto del passato, ma ovviamente dobbiamo arrivare al presente perché il tifoso ovviamente freme per il risultato della domenica e cinque giornate di campionato finora hanno detto poche cose positive per il Pescara, invece un inizio sicuramente sufficiente per il Lanciano. Come ti spieghi questo inizio? Per alcuni anche preoccupante della squadra di Baroni dall'esterno, perché ovviamente tu sì, ora hai altri compiti in redazione, però hai i tuoi inviati. Sì, comunque seguiamo sempre con interesse, diciamo così, le vicende calcistiche del Pescara, del Lanciano anche chiaramente. Ma Pescara è un po' una sorpresa, questo inizio di stagione è così zoppicante, se vogliamo, perché è una squadra, secondo me, di buona qualità, che in Serie B non dovrebbe fare tanta fatica per appunto far valere il tasso di qualità che è decisamente superiore a gran parte del resto della compagnia. E però non sempre avere un organico di qualità significa corrisponde poi a risultati immediati. In passato abbiamo avuto tanti esempi, il Palermo, quest'anno lo stesso Catania, il Bologna, per cui è una squadra che secondo me ha ancora bisogno di tempo, Baroni ha ancora bisogno di tempo, il problema è che di tempo non ce n'è tanto, nel senso che comunque bisogna fare i risultati, altrimenti si rischia di restare attardati in classifica. Io penso che Baroni comunque stia lavorando su un progetto che alla lunga, ma nemmeno tanto alla lunga, possa dare già buoni risultati, perché io ho fiducia, questo è un organico. Ecco, quanto è diverso il Baroni di Lanciano dal Baroni di Pescara? Ma sai, è diverso, poi ogni anno, ogni realtà, ogni situazione ha caratteristiche ben particolari, per cui adesso paragonare Lanciano dell'anno scorso con il Pescara di quest'anno non è semplicissimo. Diciamo che a Lanciano magari le pressioni sono inferiori, nel senso lì sai se sbagli mezza partita non succede niente, Pescara ne sbagli. Ecco, lui stesso ha detto: non mi aspettavo questo tipo di pressione, esatto, ambientale a Pescara, infatti, non per colpa del tifoso, in effetti è anche vicino. È proprio forse eccessiva la responsabilità. Esatto, si avverte la pressione, la mancanza di uno o due risultati, come avviene in Serie A nelle grandi piazze. Una società in Serie A come la Juve, il Milano, l'Inter, due partite senza vincere già provoca, come dire, polemiche e critiche, e così avviene a Pescara in Serie B. Pescara è una piazza storicamente esigente, chiaramente se parti con 5 giornate senza vincere una partita, anzi perdendone 2, pareggiandone 3, chiaramente la pressione aumenta e quindi insomma serve una piccola svolta a breve scadenza, ma io sono fiducioso perché secondo me Baroni sta lavorando su un progetto importante. Ecco, questo inizio invece del Lanciano di D'Aversa, che è stato anche giocatore del Pescara. È stato giocatore del Pescara e mi fa piacere che sia partito con il piede giusto, al di là vabbè dello scivolone in casa con il Frosinone, ma può anche stare, voglio dire, una partita steccata ogni tanto può rientrare nella norma, tanto che poi la squadra si è ripresa
più che bene, direi, a Brescia, pareggiando con merito, anzi sfiorando la vittoria nel finale della partita. Per cui non mi sorprende questo Lanciano che fa bene anche senza Baroni e con D'Aversa, che è un ragazzo molto preparato, scrupoloso, serio, che potrà diventare, secondo me, un buon allenatore. Una domanda un po' banale: dove può arrivare il Pescara? Certo dipende dai prossimi risultati, che dovranno essere un po' il vivo della stagione. Chiaro, sì. E anche per il Lanciano? Il Pescara. Pescara, se esplode, se comincia a sprigionare tutta la forza che ha, tutta la qualità che ha, secondo me può arrivare benissimo in alto, può inserirsi nella lotta in alto, poi chiaramente adesso stabilire un, come dire, un traguardo fisso. Un campionato fisso, competitivo da portare. Ci sono le premesse per fare un campionato importante. Quando è stato costruito questo organico, l'obiettivo era dichiarato peraltro dai dirigenti, nemmeno tanto nascosto, era quello di lottare comunque per i primi 4-5 posti, comunque far parte del gruppo di squadre di pretendenti al salto in Serie A. Poi chiaramente per ottenere la Serie A c'è bisogno anche di un pizzico di fortuna. Il Lanciano, secondo me, l'obiettivo di partenza è conservare la categoria. E se non ci saranno stravolgimenti particolari nel corso della stagione, secondo me Lanciano riuscirà benissimo a centrare l'obiettivo. Senti, invece ritieni che sia cambiata la piazza di Pescara a livello di tifoseria? Bah sì, sono cambiati i tifosi, quindi è chiaro, le generazioni, nel senso, sì, sono cambiate, diverse. Ecco quello che volevo dire, sono cambiate le generazioni di tifosi. Voglio dire, prima c'era più passione, più seguito, o no? Ma più seguito, no, non credo. È vero che le nuove normative hanno allontanato, hanno ostacolato un po' il tifoso. Hanno ostacolato le nuove normative, il tifoso, e quindi hanno reso più duro il percorso del tifoso da casa allo stadio, diciamo così. Adesso hai anche la possibilità comunque di guardare la partita tranquillamente in poltrona, magari fortuna o privilegio che 20-25 anni fa non avevamo, per cui chiaramente c'era la possibilità, adesso c'è la possibilità di guardare la partita in TV, una volta non c'era, quindi chiaramente si era un po' più stimolati ad andare allo stadio. E detto questo, mi sembra che la passione sia comunque sempre molto alta. Io ricordo l'anno in cui Zeman riuscì a vincere il campionato, ci fu un entusiasmo qui a Pescara, certo, che certo. Nemmeno ai tempi della vittoria del campionato del mondo si registrò una roba del genere, almeno in città. Senti, chiaramente. Piero, siccome siamo proprio alle battute finali, hai qui il quotidiano Il Centro, dove spunta questa notizia: cinema e negozi allo stadio, Pescara spunta un progetto per rifare l'Adriatico. Ecco, se andiamo proprio nella pagina della cronaca pescarese, c'è la volontà da parte della società bianco-azzurra di prendere in gestione lo stadio, e oltre al diciamo a costruire un centro sportivo. Non riesco, ecco, tu ecco il giornale. Aspetta che troviamo insieme, sì. Ecco qua. Ecco qui, stadio Adriatico solo per il calcio, previsti market, cinema e negozi, questo dopo il vertice che si è tenuto in comune con il sindaco, il presidente del Pescara Sebastiani e l'ingegnere che ha realizzato il Friuli. La società si aggiudicherà il bando, dovrà realizzare un impianto per l'atletica poi a Fontanelle. Quindi c'è una trasformazione dello stadio Adriatico senza la pista di atletica. Ecco, è un progetto plausibile, perché da tanti anni si parla di questo stadio Adriatico, di una proprietà che certo coinvolge finanziariamente la società di Sebastiani. Progetto ambizioso, interessante, importante, e io spero che vada in porto, perché il calcio ha bisogno un po' di novità. E a partire, secondo me, dalla gestione, da una diversa gestione degli impianti sportivi e quindi degli stadi. L'idea mi sembra molto molto buona, e io spero che Sebastiani e gli altri dirigenti, chiaramente con l'aiuto del supporto del comune e delle autorità, si possa arrivare a chiudere tutto in un breve periodo, perché insegna il caso della Juventus, ma non solo questo, uno stadio di proprietà, uno stadio gestito in una maniera un po' più moderna, diciamo così, comunque aiuta anche la squadra a vincere. E secondo me in questa direzione bisogna muoversi. Mi fa piacere comunque che questa società adesso, dalla cittadella dello sport a Silvi Marina, la gestione dello stadio, ha comunque in mente una gestione diversa del fenomeno calcio, e questo non può che far bene a tutto il movimento. Allora chiudiamo con due pronostici su Catania Pescara, che si disputerà domenica alle ore 18, e su Lanciano Bari, in programma lunedì sera.
Non sono qui non coinvolgiamo il giornalista, ma il semplice appassionato di calcio. Ma ho visto un po' anche il Catania in queste prime giornate, non mi sembra che abbia fatto benissimo, perlomeno non mi sembra che abbia fatto molto meglio del Pescara, per cui diciamo che un pareggio il Pescara è in grado di portarlo via, speriamo anche qualcosina in più. Diciamo 1-1 Catania-Pescara e Lanciano-Bari, Bari, visto a Vicenza, insomma, che ha perso l'ultima partita, potrebbe anche avere grosse difficoltà a Lanciano. Il Lanciano comunque deve anche riscattare lo scivolone con il Frosinone. 2-1 Lanciano-Bari. Vuoi approfittare di tutti i tuoi lettori del centro? Salutiamoli perché sono sempre tanti, ovviamente oltre ai nostri amici di TV6. Sì. Approfittiamo per fare un doppio saluto allora ai lettori del giornale e ai telespettatori di TV6. Sperando appunto che le fortune della TV, del giornale, coincidano anche con i risultati delle nostre squadre principali, Pescara, Lanciano, ma non dimentichiamo il Teramo e l'Aquila in Lega Pro e anche altre grosse piazze che sono in Serie D, dal Chieti a tutte le altre. Bene, ringraziamo Piero Anchino, caporedattore del Centro, ringrazio dalla regia Maurizio Daguì, vi auguriamo ovviamente buon lavoro a tutti lavoro voi, a voi grazie. Del Centro, ora andiamo in pubblicità e poi lanceremo i servizi per questo turno di campionato, a tra poco. Eccoci rientrati in studio, dunque la prima fase di questo numero di Bizzone è stata dedicata al collega del Centro Piero Anchino, con lui abbiamo fatto un po' di revival del calcio pescherese, ma ora concentriamo l'obiettivo sui due posticipi di questo turno di campionato. Dunque il Pescara alle ore 18 di domenica scenderà in campo al Massimino di Catania, mentre il Lanciano giocherà lunedì sera contro il Bari. Partiamo da Catania-Pescara, è una partita, d'altronde come tutte le altre, di vitale importanza per la squadra di Baroni, ma soprattutto per il tecnico biancoazzurro, che in settimana ha cercato di ricaricare i propri uomini dopo il pareggio con il Latina. Certo, non è stato un inizio di campionato promettente, nonostante qualche sprazzo di bel gioco che si è visto nel corso delle gare. A fasi alterne la squadra di Baroni ha dimostrato di avere delle buone idee, ma alla fine però conta una costanza di rendimento che è venuta a mancare. E poi quel che si evidenzia maggiormente è la carenza nella fase difensiva. Baroni ancora non ha recuperato Salamon, dovrebbe riconfermare la coppia centrale Zuparic e Pesoli. Qualche novità è prevista probabilmente in attacco, ricordo che è indisponibile ancora Maniero, mentre potrebbe giocare dal primo minuto Caprari. Certo, affrontare il Catania di Sannino in questo momento non è molto favorevole, perché Sannino anche lui sta svolgendo un lavoro di recupero mentale, soprattutto verso questa squadra che è partita con i favori del pronostico, ma che ha riscontrato la dura realtà del campionato cadetto. Gli occhi saranno puntati su un ex come Emanuele Callaiò, c'è anche un altro ex, il portiere Anania, che a Pescara è ricordato per quella straordinaria annata con Zeman in panchina. Però Callaiò è invece un ex con il dente avvelenato, l'ultima volta fu beccato allo stadio Adriatico, ci auguriamo che le sue polveri restino bagnate. Per presentare questa partita in casa biancoazzurra ha parlato il difensore Pesoli, non c'è stata la conferenza stampa del venerdì di Baroni perché giocando di domenica si terrà soltanto nella giornata di domani. Andiamo a sentire dunque il difensore Pesoli, che ha attraversato un momento davvero difficile in questo inizio di campionato, ha ammesso di essere così, di aver commesso degli errori individuali, degli errori personali, e ci auguriamo che possa ritrovare al più presto la giusta condizione. Andiamola a sentire. A questo punto il tempo delle promesse, delle intenzioni è finito, bisogna cominciare a vincere. Ma sicuramente ci mancano quei punti che ti permettono un po' così di stare tranquillo, perché comunque fino adesso abbiamo fatto delle buone partite,
all'infuori magari ecco, del primo tempo del Bologna e di un secondo tempo non bellissimo a Cittadella. E quindi ecco, bisogna cominciare insomma, a badare un po' al sodo e essere magari un po' più bruttini ma portare a casa punti pesanti. Questi 8 gol che avete subito in 5 partite sono tanti, forse troppi? Sì, sicuramente noi lavoriamo tutti i giorni per rafforzare così la fase difensiva e renderla così buona e di categoria. Peccato perché in quest'ultimo periodo abbiamo commesso parecchi errori, io in primis mi assumo le mie responsabilità dell'errore a Terni e di qualche così, di una brutta prestazione a Cittadella, però ci sta nel calcio, non è che uno scende in campo per fare male assolutamente. E cercherò insomma, insieme ai miei compagni, cercheremo di lavorare di più in mezzo al campo, di entrare con una fame e con una rabbia ancora maggiore per portare a casa la vittoria che ci manca. A Catania è importante, sarà evitare magari queste correnti alternate, cioè il fatto che riuscite a giocare per mezz'ora, 40 minuti alla grandissima e poi invece vi spegnete. Guarda, sicuramente abbiamo fatto sì, un po' a fase alterna delle grandi prestazioni con 10 minuti, 15 minuti di blackout, come è capitato magari col Bologna. E, come già detto, stiamo lavorando per consolidare il più possibile e rafforzare la fase difensiva che deve partire dagli attaccanti e poi centrocampisti e subito i difensori e per non prenderlo e poi ecco, per sviluppare al meglio le nostre qualità a livello offensivo che sono tante. Il Catania di Sannino, dicevamo, era partito con i favori del pronostico. Catania e Bologna venivano indicate come le maggiori candidate alla promozione, ma questa Serie B nel corso degli ultimi anni ci ha insegnato che il campo è un'altra cosa, quindi non bastano i nomi, non bastano le squadre blasonate per vincere i campionati, bisogna conoscere dunque le difficoltà oggettive di un torneo lungo e logorante come quello cadetto. Sannino vuole conquistare la prima vittoria sulla panchina rossoblu, d'altronde il Catania è tra le squadre più attrezzate. Andiamo a sentire alla vigilia di questa partita il difensore Gino Peruzzi. Non è che con Pellegrino si lavorava male o Sannino bene. Credo che noi, i giocatori, abbiamo parlato e anche con la partita con il Pro Vercelli, 2 gol su calcio piazzati, no? E credo che quello non è un errore difensivo. Però noi difensori sappiamo, anche tutti, perché credo che non è solo errore di difensori, di tutto. Attacchiamo tutti e difendiamo tutti. Quindi dobbiamo migliorarci, sicuro. E credo che queste ultime 2 gare si è visto quella voglia di cambiare difensivamente. Credo che manca tanto una vittoria per poter stare un po' più tranquillo, come dirlo di una forma così. Però bueno, quando non si può vincere non dobbiamo perdere. È importante sumare di un punto, se non si può 3, di 1. Non possiamo perdere più. Quando non si può vincere non dobbiamo perdere e credo che dobbiamo vederlo così. E ora pensare in Pescara, in vincere, e dobbiamo lavorare tanto questi giorni che manca per arrivare bene alla partita domenica. Non dobbiamo perdere punti ora perché alla fine quello punto che si perde no, si sente. Quindi dobbiamo lavorare, come ti ho detto, per arrivare bene a domenica e vincere. È dura, c'è squadra che corrono tanto, i partiti sono più frizionati, però noi a questo lo sappiamo che era così, no, la verdad che lo speravamo, así que bueno, tenemos que estar tranquilos y ogni giorno seguir lavorando per migliorare. Dunque queste erano le previsioni su Catania-Pescara, ora ci concentriamo sulla partita del Lanciano in programma lunedì sera contro il Bari. Lanciano
che a Brescia ha cancellato l'onta della sconfitta interna contro il Frosinone. D'Aversa ha subito ricaricato a dovere i propri uomini. Il Lanciano sta diventando anche una squadra esperta nel sopperire a delle carenze che possono starci in un campionato così lungo. A Brescia anzi ha sfiorato anche la vittoria e affronta un Bari che sta andando a corrente alternata. Il Bari che arriverà allo stadio Biondi con il dente avvelenato. Da Lanciano sentiamo le ultimissime dal nostro Alessio Giancristoforo. Il Lanciano torna a disputare una gara in casa dopo lo shock di Frosinone, ma anche dopo l'ottima prestazione sotto i riflettori dello stadio Rigamonti di Brescia. Oggi pomeriggio seduta di allenamento per la squadra di Roberto D'Aversa. Le novità sostanziali sono diverse, a partire dal fatto che Amame Babatiam non è stata ridotta la squalifica, dunque il senegalese sconterà la terza ed ultima giornata di stop da parte del giudice sportivo proprio contro il Bari. Arriva il Bari lunedì sera sotto le luci artificiali dello stadio Frentano, un Bari alla ricerca dei tre punti dopo il KO di Vicenza, ma al cospetto troverà un Lanciano ben organizzato che ha ritrovato quello spirito e quella lucidità necessaria proprio contro la squadra di Ivo Iaconi. D'Aversa va verso la riconferma in blocco del pacchetto arretrato, ancora col punto interrogativo. Stefano Ferrario al suo posto, pronto Aquilanti a duettare centralmente con Trust, dunque Conti e Mammarella dovrebbero fungere da esterni di difesa. A centrocampo Paghera potrebbe farcela dopo la botta tremenda rimediata sul finire di primo tempo contro il Brescia. Probabile anche che Bacinovic riparta titolare anche contro la squadra pugliese assieme a Domenico Di Cecco. In avanti il Baby Cherry, tre marcature per lui fino a questo momento del campionato, dovrebbe partire titolare, supportato da Piccolo che potrebbe farcela e da colui che ormai appare l'elemento inamovibile dell'undici di Roberto D'Aversa, Davide Leonardo Gatto. Tanti assist, tanta verve e anche qualche gol. Al Biondi dunque arriverà una corazzata di questo campionato. Il Bari, che dopo l'anno di sofferenza della passata stagione, ora sta vivendo un momento tranquillo a livello societario grazie all'arrivo di Paparesta. La squadra di Mangia però ancora non riesce ad ingranare. È un Bari che ha grosse potenzialità, verrà seguito a Lanciano da un folto stuolo di tifosi. Un Bari che si giocherà la partita a viso aperto, così come è abituato Mangia, anche se lo stesso allenatore ha dichiarato in settimana di non essere molto soddisfatto di quanto hanno fatto vedere i propri uomini. Alla vigilia sentiamo il difensore pugliese Stefano Sabelli. Amarezza e dispiacere, perché comunque abbiamo, secondo me, fatto una buona prestazione. Abbiamo chiuso il Vicenza nell'aeroporto, diciamo, ecco. Però il calcio è così, quando crei tanto e non segni, poi alla fine prendi la beffa. Purtroppo è andata così, c'è da lavorare, c'è da migliorare, ma come sempre, ecco. Giustamente l'allenatore ha ripreso quanto noi, perché abbiamo lasciato altri due punti, tre punti per strada e non va bene. Quindi amareggiato e ripreso quanto noi. Nel bene e nel male il calcio è anche questo, comunque la gente non si ricorda mai quello che hai fatto, si ricorda quello che fai nel momento, quindi noi viviamo di presente. È inutile pensare all'anno scorso, perché non ci porta niente in tasca e non ci fa vincere le partite. Pensare all'anno scorso, l'allenatore fino a un certo punto, poi in campo ci vanno sempre i giocatori, quindi se c'è qualcosa da migliorare ovviamente anche l'allenatore, ma in primis siamo noi. Poi è normale che la stampa, i giornali, fa cose per l'allenatore, per i modi, ma alla fine queste cose sono cose secondarie. Penso che in campo ci vanno i giocatori e i primi responsabili siamo sempre noi.
campionato come quello della Serie B, che è molto, molto fisico, molto atletico, non puoi rendere per 90 minuti allo stesso livello. Ci sono dei momenti che, tra virgolette, devi essere anche bravo a difenderti e a fare squadra dietro. Lanciano è una squadra che ostica quasi soprattutto in casa. Adesso viene da una sconfitta brutta in casa con il Frosinone, quindi sicuramente vorranno rifarsi. La squadra che si conosce bene, ha cambiato poco. Però come tutte le partite vanno affrontate nel modo giusto, è importantissimo l'approccio, perché poi i primi 10 minuti diventano fondamentali. Sicuramente l'approccio alla partita è fondamentale, sicuramente è una cosa di testa, non ho detto che l'abbiamo sbagliato, però si può migliorare anche lì, perché poi diventa fondamentale dar subito l'impronta importante alla partita, questo lo vai dall'approccio. Si chiude qui anche questo numero di Bizzona, dedicato in gran parte all'intervista realizzata con il collega del centro Piero Anchino. Poi abbiamo tastato gli umori alla vigilia di Pescara, Catania, Lanciano e Bari. Ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo sia alla squadra di Baroni sia a Lanciano, che ricordo scenderà in campo lunedì sera. Si chiude qui dunque anche questo numero, appuntamento con Bizzona a venerdì prossimo sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.